Ciao a tutti amici e benvenuti alla Fisica applicata al matrimonio. Oggi approfondiremo il terzo principio della dinamica, meglio noto come il principio di azione e reazione, secondo il quale se un corpo A esercita una forza sul corpo B, il corpo B reagirà esercitando sul corpo A una forza uguale e contraria. Nel matrimonio questo principio continua a valere nella condizione in cui sia la donna a compiere la prima azione. Vediamo il contributo. Buonissimo. Oh, ti piano che stai ingrassando. Anche tu stai ingrassando. Caso in cui invece fosse l'uomo a compiere per primo l'azione, beh, la situazione cambia un pochino. Vediamo. Buono. Dai, io facci cauta che stai ingrassando. Ma tu sei sempre la solita bestia insensibile. Ma come è possibile che tu non ti renda conto che è un argomento così importante per me? Ma che giocavi? Ma io mi domando, ma com'è possibile che tu sia così brutale certe volte? Mentre uno sta seduto serenamente a tavola, tu te ne esci con una cattiveria gratuita. Perché ero proprio gratuita. Io non ci arrivo a capire, non ci arrivo. Ma stupida io che continuo a sopportare le tue cattiverie. Ah, ma questa è veramente l'ultima volta. Da questo momento, occhio per occhio, dente per dente. Ma io me lo ricordo, 9 anni fa, era un martedì e tu avessi la stessa uscita infelice. Bravo, 9 anni, non si è cagnato proprio. Io vorrei capire che cosa ti è successo. Tu non eri così, eri una persona dolce, sensibile. Mi riempivi di attenzione. Vale, ti prego, basta, scusami, perdonami. Non ti volevo offendere. Eh no, e così è troppo comodo. Prima si sparano le cattiverie e poi si chiede scusa. Oh, io non sono un cassetto che apri e chiudi quando vuoi. E mo mi dispiace, la serratura si è rotta. In questo caso vale il postulato di Jackson, il quale afferma che ad ogni azione di un uomo corrisponde una reazione della donna sproporzionata e a tempo indeterminato. E per oggi è davvero tutto, grazie per averci seguito e alla prossima. Ciao!